cari amici telespettatori, benvenuti. Oggi ci troviamo in un paese meraviglioso, Cascia. Forse molti di voi lo conoscono per la famosa Santa Rita di Cascia. E infatti, come potete vedere alle mie spalle, c'è il monastero dove viene appunto custodita la Santa. Cascia è un paese meraviglioso, pieno di verde e di tanti eventi importanti. Noi ci troviamo qua questa sera perché c'è un evento importantissimo, uno spettacolo meraviglioso con dei cavalli eccezionali. Ma di questo ne parleremo più tardi quando intervisteremo il nostro caro amico sindaco Mario De Carolis. Adesso abbiamo qui con noi una persona affezionatissima a Cascia, perché appunto è il suo paese nativo, un bravissimo editore che da anni ci tiene a far conoscere Cascia, la sua natura, la sua bellezza, la sua storia. Abbiamo qui con noi Franco Lattanzi. Franco, ma come mai tanto interesse per Cascia? Diciamo che Cascia è un interesse soprattutto morboso, in quanto sono nato qui nella zona di Cascia, Giappiede, un paesino che fa, diciamo, parte del comune di Cascia, ma soprattutto anche perché sono posti bellissimi, posti in cui veramente si vive come una volta e soprattutto si vive veramente bene. Ovviamente il problema, essendo zona terremotata, a volte zona varia, può creare dei problemi per i residenti qui, in quanto vanno fuori per cercare lavoro e quindi si potrebbe spopolare. Quello che vogliamo cercare è portare turismo, portare ricchezza all'interno di questa cittadina affinché possa veramente continuare a far crescere gli abitanti, ma nello stesso tempo a tenere pienamente quelle che sono le loro origini e il loro modo di vita, cioè un modo di vita onesto, tranquillo, sereno e soprattutto uno collabora con l'altro e non ci sono problemi neanche di furti, non c'è problema di niente qui. Questo è un paradiso terrestre, se vogliamo chiamarlo così, e vorremmo che resti così attraverso una ricchezza economica, attraverso la pubblicità anche televisiva, farla conoscere affinché vengano turisti, oppure anche attraverso sistemi che poi le istituzioni di qui faranno e creeranno per poter creare posti di lavoro. E questo è molto importante, farla conoscere. Qui ci sono stalle come una volta, leggermente modificate, un po' più modernizzate, ma sempre uguali. Ci sono lavorazioni artigianali di formaggi, ci sono lavorazioni artigianali anche di salumi, un po' di tutto quanto, però soprattutto c'è un verde meraviglioso, naturale, come veramente ero io ragazzino e mi ricordo molto bene di questo aspetto, che ancora era veramente piacevole camminare in mezzo ai boschi, come lo è tuttora, in piena sicurezza, in piena armonia. Ma anche e soprattutto ci sono da vedere tantissimi piccoli mestieri che si fanno ancora qui, e anche ci sono dei casali in cui c'è ancora la vita agricola come una volta, ci sono i trattori che passano, vanno avanti e indietro, ci sono seminativi continui, però con seminativi non di pianure immense, ma bensì di piccoli campi in mezzo alle montagne, che sono veramente efficaci, bellissimi, di capire quanti sacrifici hanno fatto quelli che vivevano qui, in quanto dovevano tagliare i boschi, levare le radici, levare tutto e cominciare a fare i campi per poterli coltivare. Ne so qualcosa, che mio nonno faceva proprio così, diciamo, hanno fatti ettari e ettari di terreno attraverso il taglio del bosco. Mi ricordo mio padre e mia zia mi dicevano che c'è una faticata da paura, e se uno non lo capisce, non sa come funziona, veramente non può capirlo. Ecco perché sarebbe bello vederlo per capire veramente i sacrifici che si facevano. Però l'hanno fatti, sono andati avanti, hanno mandato avanti i figli, hanno mandato avanti i nipoti, hanno mandato avanti tantissime famiglie con il semplice lavoro manuale attraverso, diciamo, sacrifici. Cascia è un popolo forte, i casciani sono persone forti che non si arrendono. Non a caso il terremoto che c'è stato un po' di anni fa, il fatto anche della siccità di quest'anno e poi magari le alluvioni, comunque ci sono tante intemperie, ma il popolo casciano non si arrende, vanno avanti nonostante tutto. Ecco, ad esempio, dopo il terremoto, Franco, come sta proseguendo l'attività qui a Cascia? Molto
bene, all'infuori della burocrazia che ha ritardato tutto molto, 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 perché c'è stata una burocrazia particolare. Non stiamo qui a parlare assolutamente una questione regionale, però la realtà dei fatti è che qui a Cascia adesso è in pieno sfermento le riedificazioni di alberghi, la riedificazione di case. Effettivamente in poco meno di un anno hanno fatto tantissimi, tantissimi lavori, e poi ovviamente costruite con il sistema dell'anti, diciamo, sismico, per cui sono fatte veramente bene, bene, bene. Questo è molto importante, in questo modo le abitazioni e le persone non se ne vanno, ma continuano a restare qua. E siamo avviati verso il successo di questa situazione, in quanto i risultati stanno arrivando. Tutto ciò che è stato fatto, comprese le mie televisioni che ne hanno parlato per anni e anni e anni, oggi sono arrivati a circa 1,5 milioni di turisti all'anno, levando ovviamente questi anni del Covid e, diciamo, dei terremoti. Però la realtà è che un paesino di 3.000 abitanti, 1,5 milioni di turisti, è un fenomeno. Eccoci qua, ci troviamo a Cascia per questo evento speciale, uno spettacolo di cavalli veramente favoloso. A spiegarci qualcosa di più abbiamo qui questa sera un grande appassionato di cavalli, che è Luigi Altieri. Allora Luigi, parlaci un po' della passione e dello spettacolo meraviglioso che farete questa sera. Questa sera, tra poche ore, andrà in onda il secondo spettacolo Gara Equestre Città di Cascia. È doveroso ringraziare prima di tutto l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Mario De Carlis, carissimo amico, e il vice sindaco Marco Emili. Nel 2019 abbiamo fatto la prima edizione del Gala di Cascia, Gala Equestre, è stato un grande successo. Poi purtroppo, causa Covid, le manifestazioni si sono interrotte. Quest'anno c'è l'opportunità e l'amministrazione mi ha detto di riorganizzare, quale direttore artistico, la seconda edizione del Gala Equestre. Ci saranno 12-13 artisti, e ognuno dei quali artisti anche di fama internazionale, di quali presenterà il proprio numero. È da precisare che poi questo Gala Equestre è stato abbinato al Palio di Santo Spirito. Che cosa significa? Che ogni performance di un cavaliere è stata legata a una frazione, e poi c'è una apposita commissione che darà un giudizio e ci sarà il vincitore di questo Gala Equestre. Che devo dire, sono molto emozionato, sono stanco perché veramente è stata una settimana piena di impegni, piena di fatiche, però sono soddisfatto, ecco, tutto qua. Perdonami, perché ci tenevo a dire questa cosa, che io nel 2019 l'ho visto questo spettacolo e sono rimasta affascinata, veramente meraviglioso, è stato uno spettacolo di alta professionalità, quindi mi immagino che quest'anno sarà proprio il top. Sì. Allora, alcuni artisti sono stati confermati, poi logicamente abbiamo dei nuovi numeri per rinnovare un po', e veramente ci saranno delle bellissime esibizioni a cavallo. Ripeto, questa cosa è possibile perché proprio l'amministrazione di Cascia ci è stata vicina e ci ha dato l'input necessario. Io già ho parlato con il sindaco Mario e gli ho detto che quest'altro anno faremo un grandissimo salto di qualità, e lo mi ha assicurato, quindi spero che il sindaco, come solito comunque fa, non si rimangia le parole, e quest'altro anno mi darà l'opportunità di portare un grandissimo artista, che non vi voglio svelare il nome naturalmente, deve rimanere una sorpresa per quest'altro anno. Cascia riceve tantissimi turisti durante l'anno, se non sbaglio alcuni numeri, tipo 1,5 milioni di turisti contro i 3.000 abitanti. Ma come fate? Dimmi un po' il segreto. Il segreto, noi siamo abituati, no? Abbiamo molti pellegrinaggi, molti turisti, dal dopoguerra in poi c'è stato sempre una crescita. Certamente sia il Covid che il terremoto ci ha dato una frenata, però questi eventi e anche la promozione che stiamo cercando di fare è proprio per ritornare a quei numeri lì che erano un po' pre-terremoto. Però quest'anno c'è stato un agosto bellissimo, dove veramente i parcheggi pieni, le scale mobili come sempre hanno funzionato per accogliere, diciamo, i turisti, e dunque noi stiamo cercando con gli alberghi, abbiamo quasi 2.000 posti letto, adesso l'albergo che è stato danneggiato che è alle nostre spalle è quasi pronto come si vede, dunque siamo tutti predisposti per ritornare più forti di prima. La regione, la nazione come ti aiuta? Per esempio avete dei fondi? Beh sì, noi abbiamo i finanziamenti, chiaramente quelli del terremoto, ma poi abbiamo anche i fondi straordinari del PNRR, e a noi ci hanno finanziato per esempio una cosa importante tra le altre cose, la ciclovia che parte da Cascia, arriva a Seravalle
e si ricongiungerà con la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, che poi diventerà un percorso pedonale, ciclabile, a cavallo, che collegherà Assisi, Montefalco, Spoleto-Norcia e Spoleto-Cascia. Dunque diventa un'infrastruttura importante per quanto riguarda il turismo lento, che adesso va molto di moda. Stiamo lavorando insieme ad un'amministrazione nuova con tanti ragazzi proprio per cercare di risollevarci, però diciamo siamo ottimisti, non uso la parola positivi che non va più di moda, però sono ottimista. Vogliamo farci dire qualcosa di più dal campione italiano di dressage Andrea Giovannini. Allora, lui è storico, è un cavallo di pura razza spagnola, si esibirà qui per la seconda volta in uno spettacolo e farà una ripresa di alta scuola e ballerà sulle note di Con te partirò, cantata però dal vivo da Elena Antonini, che è una cantante lirica bravissima, che fa veramente emozionare la sua voce. Quindi, cari amici, sarà un'emozione grandissima. Senti, tu sei un campione italiano, so che ti esibisci spesso, quindi sei contento di essere qui a Cascia questa sera? È un grande onore per noi poterti vedere. Per te che vieni? No, è un onore per me, perché venire qui nella città di Santa Rita, e poi io qui ho la fortuna di avere un amico fraterno che è Luigi Altieri, che mi ha invitato qui, e per me è un piacere venire qui per la prima volta e mostrarvi un pochino quello che è la nostra, chiamiamola, arte. Siamo qui con il presentatore numero uno in Italia, il favoloso Nico Belloni. Allora Nico, tu sei veramente il presentatore numero uno in Italia per quello che riguarda le manifestazioni equestri. Parlaci un po' di te, perché è un onore per Cascia averti come presentatore, e se io non ricordo male tu anche 3 anni fa sei venuto a questa manifestazione. Ma io vorrei ora non parlare più, perché hai detto tutto tu, sei stata gentilissima, favoloso non me lo dice nemmeno mia moglie, quindi sono contentissimo. Spero che non è gelosa. A parte tutto, sono veramente veramente molto molto contento, molto felice di essere tornato qui a Cascia. Vi sono legato, vi ho tanti tanti amici in questa splendida città, e soprattutto sono tornato con una regia nuova di uno spettacolo degno del Galà Città di Cascia. È un onore essere qua e poter presentare tanti tanti amici, aver costruito la regia di uno spettacolo che ci proverà a stupire ancora una volta te e tutti gli amici che ci stanno seguendo anche da casa. Non è semplice, perché come hai detto è stato un bel successo l'ultima edizione, quella pre-pandemia, ma abbiamo avuto 2 anni per poterci concentrare, per poter crescere ancora di più, per lavorare e rispettare ancora, perché questa è una delle parole che userò molto questa sera, rispettare veramente coloro che sono i reali protagonisti di uno show equestre, che sono appunto i nostri cavalli o i pony, perché c'è anche la mascotte qui a Cascia, c'è il piccolo Calimero. Quindi ancora una volta Cascia, posso dire, al centro non solo dell'Italia, quello geografico, ma al centro dell'attenzione del teatro equestre e degli spettacoli equestri. Artisti internazionali dalla Spagna, il campeon de Spagna David Jimenez Romero, uno dei principali protagonisti della tecnica sopraffina a cavallo della Doma Vaquera, ma poi non potevano mancare i nostri acrobati del gruppo Aragonas da Cinecittà, della famiglia Galuppi, Andrea Galuppi, uno dei principali artefici delle emozioni acrobatiche a cavallo. Tanti altri protagonisti per una serata che tra luci, colore e soprattutto quel calore che Cascia ha saputo dare negli anni scorsi sarà davvero magica. Quindi guardate questa manifestazione, ci sarà da divertirsi. Monica Del Piano, assessore alla cultura di Cascia. Monica, parlaci un po' di Cascia, degli eventi di questa estate, delle cose interessanti.
è stata un'estate veramente ricca di tante novità, tanti eventi per tutte le età, per i giovani, meno giovani, sia sotto il profilo folcloristico, enogastronomico, ma anche culturale. Grazie ai centri estivi che abbiamo organizzato, dove si sono iscritti più di 80 bambini, abbiamo rilanciato anche un po' il valore e il significato proprio del museo. Perché questo? Perché praticamente all'interno proprio del percorso di questi, della proposta dei campi estivi, i bambini vengono portati all'interno del museo anche per conoscere le ricchezze proprio del nostro territorio, la cultura del nostro territorio, che spesso magari è lasciata lì dietro quelle vetrine un po' nascoste, non sappiamo bene quella statua, quell'oggetto, invece hanno una storia importante ed è bene che i bambini già in età precoce, diciamo, imparino un po' a conoscere queste cose. Per cui il museo ha avuto un grande rilancio. Poi voglio sottolineare anche questo, che grazie alla tassa di soggiorno abbiamo fatto in modo che all'interno delle strutture recettive tutte le persone che comunque alloggiano negli alberghi possono visitare i musei gratuitamente. Quindi questo è un incentivo in più per dire andiamo a visitare il museo, perché a Cascia c'è un bel museo e quindi è importante, insomma, ridare un po' vigore. E poi, che dire, ci sono stati veramente tanti eventi per i giovani, per i bambini, per le persone un pochino anche di un'età un po' più adulta, diciamo. E stasera poi è la serata clou, diciamo, il gala equestre, quindi ci sarà questo spettacolo meraviglioso, e io parlo uno spettacolo di eleganza, perché il cavallo è l'animale più elegante che noi possiamo conoscere. Quindi uno spettacolo di eleganza dove ci abbiamo veramente tanta richiesta, tanta gente che desidera venire. A breve ci sarà questo spettacolo nello spettacolo, quindi stiamo tutti in attesa di goderci questa magnifica serata. Antonella Burzacchi, consigliere comunale di Cascia e proprietaria dell'albergo Villa Stella. Dopo gli anni bui che sappiamo, perché fra terremoto e pandemia non ci siamo fatti mancare niente, e quest'anno c'è stata, almeno da quello che ho potuto vedere io e da quello che abbiamo visto anche in piazza questi giorni, una forte ripresa del turismo, e devo dire anche un turismo più attento a tante cose, al museo, alle cose religiose, ma anche a tutte le altre. Io personalmente ho registrato molte presenze più del nord Italia, cosa che sinceramente non capitava prima, e niente, speriamo che continui così anche i prossimi anni, perché la mia è una struttura piccolissima, però è una delle eccellenze, diciamo così, di Cascia. Francesco Nelli, sindaco di Città Reale, che è un paese che si trova qui vicino, perché noi parliamo tanto di Cascia questa sera, di questo evento meraviglioso dei cavalli, ma l'Umbria è tutta fantastica e qui vicino ci sono tantissimi paesi molto belli e interessanti. Città Reale è un piccolo paesino di 450 abitanti, montano, famoso nella storia perché ha dato i natali all'imperatore Tito Flavio Vespasiano, quindi all'epoca si chiamava Falacrine e oggi è Città Reale. Sulla Salaria al chilometro 121, quindi è facilmente raggiungibile, confina appunto con Cascia, a cui ci lega una grande amicizia, perché è un comune che comunque è molto attivo, al di là dell'aspetto religioso con Santa Rita, è molto attivo, organizza molti eventi, tra cui quello di questa sera, che è veramente un gala equestre di altissimo livello, è molto molto interessante. Abbiamo questa meravigliosa ragazza bellissima, Elena Antonini, una cantante stupenda, una cantante lirica, un soprano. Ma Elena, noi ci chiediamo, cosa ci fa una cantante lirica ad una manifestazione di cavalli? Allora, la grande passione per quest'arte equestre mi ha portato qui stasera su invito del professionista Andrea Giovannini, e quindi eccomi ancora una volta a mettere la mia arte a servizio delle mie passioni. Quindi... Io ti ho sentito prima nelle prove una voce da brividi, veramente. Quindi che cosa farai? Cioè, tu fai questa canzone bellissima e i cavalli cosa fanno?
Allora, si tratta di uno spettacolo dove il cavallo e la cantante sono appunto in sinergia, quindi quasi una cosa sola che comunque sia viene a crearsi, ecco. Quindi un legame intrinseco tipico, ecco, dell'uomo e del cavallo. Una magia veramente. Tu mi dicevi che hai la passione dei cavalli, quanti ne hai? Sì, io ho 8 cavalli, sono una delle mie appunto più grandi passioni, come appunto il canto, e sono molto felice che, ecco, la mia vita mi permetta di vivere di queste passioni. È una cosa molto bella, soprattutto in ambiti come questi in cui si riesce comunque sia ad unire l'utile al dilettevole, no?